insegniamo ai ragazzi a fare effetti speciali o cartoni animati o tutte quelle cose che adesso si vedono al cinema più o meno. È una scuola aperta a tutti, si parte da zero, dopo 18, da 18 anni in su, e abbiamo 40 posti limitati, per cui ci coccoliamo molto i nostri corsisti, siamo nelle campagne trevigiane, e diciamo noi e campi, e basta, per cui da noi o si Ci possono impara, o studiare. si studia, o si finisce in uno di quei campi. Sì, Big Rock è nata un po' basata su quello che erano le nostre esigenze di un tempo, nel senso che quando abbiamo cominciato non c'erano molte opportunità di studio per quanto riguarda la computer grafica 3D, e il ragionamento che abbiamo fatto quando abbiamo fondato Big Rock è stato proprio quello di pensare a quello che avremmo voluto come tipologia di corsi nel momento in cui all'inizio della nostra carriera, per cui quello che abbiamo riproposto inizialmente era un percorso didattico fatto su quello che serve a un artista, a un tecnico per cominciare a lavorare nel mondo della computer grafica, e poi abbiamo sviluppato sempre di più l'ambito della computer grafica 3D. Cartoni animati e visual effects sono sicuramente l'ambito più accattivante per i nostri studenti. Diciamo poi che soprattutto nel mercato locale, nazionale, il rendering, la previsualizzazione 3D è un ambito che va molto, per cui da lavorare a molti dei nostri studenti. Abbiamo la fortuna ad oggi di avere quasi l'85% di studenti che nel semestre successivo al corso trovano impiego, per cui a livello nazionale e a livello internazionale per noi è un ottimo traguardo sicuramente. Nei 6 mesi di corso fanno una prima parte generalist, nel senso che tutti studiano tutte le stesse cose, per cui anche chi non è bravo a disegnare disegna, anche chi non è bravo a modellare modella, eccetera, eccetera. Dopo la prima parte di corso se ne fanno alcune dove ognuno prende la propria naturale direzione e lo nota primo perché hanno un libretto a stile universitario in cui non ci sono i voti ma c'è un sì o un no, per cui se uno ha tanti no da una parte e tanti sì dall'altra, già da sé capisce da che parte andare. E poi perché la computer grafica è una cosa a metà tra una materia tecnica e una materia estremamente artistica, per cui c'è grande passione in questo percorso e uno la passione la sente, cioè quando comincia a fare una cosa che gli piace non è, adesso magari il paragone non è proprio azzeccato, però non è come l'ingegnere che magari trova piacere nei numeri, ma quando uno trova piacere nel fare qualcosa in computer grafica di molto artistico lo sente proprio, per cui durante il suo percorso, quando trova la materia giusta, la prende naturalmente, quindi non è difficile trovare il proprio percorso. Infatti, uno entra volendo fare il film, altri entrano volendo fare l'animatore perché l'animatore sembra la persona chiave nel film, e poi si scoprono programmatore, si scoprono rigger, si scoprono modellatori. Semplicemente quando fanno l'animatore non provano quell'emozione, quando invece fanno qualcos'altro gli scatta quella scintilla ed è immediato, nel senso che si vede proprio quando c'è il cambiamento. Altri invece spendono questi 5.000 euro e capiscono che non è il loro percorso, per cui dicono ok, ho buttato tra virgolette 5.000 euro, 6 mesi della mia vita, ma non ne ho buttati altri 4, perché magari in genere sono corsi universitari da 3, 4, 5 anni e a 5 anni hai capito che ok, mi sarebbe giusto fare altro. Invece lì investi quei 6 mesi della tua vita in maniera molto intensa, perché sono 6 mesi decisamente intensi, e dopo quei 6 mesi o sei dentro o sei fuori, è molto rapida come cosa. Anche perché Vero. se guardi film in computer grafica al cinema, in un anno non si potevano fare facce, non si potevano fare esseri umani perché sembravano tutti gommosi, eccetera, eccetera. Poi è uscito Benjamin Button e da lì in poi è uscito Avatar e sono usciti altri film, perché da lì hanno definito lo standard e si possono fare queste cose. Per cui se uno impiega a studiare 3-4 anni in computer grafica, se è iniziato 3 anni fa, quello che succede oggi è completamente un altro pianeta, cioè 3 anni fa è preistoria nella computer grafica, per cui uno deve entrare immediatamente nel gioco e poi dopo serve ovviamente tanta esperienza, tanto lavoro, tanto studio, però da quando ci hai messo il piede dentro, perché se per metterci il piede dentro ci metti tanto tempo, ti è già passato tutto quanto sotto, per cui non è per quello che bisogna andare molto in fretta, almeno nell'ingresso. Poi dopo, quello che fa la differenza dopo è l'esperienza, la capacità di ognuno di noi di essere artista nel proprio campo. Un ingegnere, per esempio, è artista con i numeri, un rigger è artista con le ossa dei personaggi, uno storyboarder è artista fisicamente perché fa i disegni, però sono tutti artisti uguali in campi diversi, quindi fare computer grafica, insomma, è come avere una passione, quindi si scopre subito da dove andare, bisogna farlo in fretta, perché sennò è vero che la pratica è fondamentale in computer grafica perché è quella che ti dà il lavoro. Però è anche vero che quando poi cominci a fare un render, un'immagine fotorealistica, ti devi cimentare con la fotografia, perché
e la fotografia ha secoli di storia, per cui o la studi quella storia e quindi capisci come è fatta la luce, come è fatta l'inquadratura, o se non ce l'hai non dici niente col tuo render. Per cui quello che insegniamo noi è mettere il piede dentro. Poi sì, ti servono tantissimi corsi paralleli per fare quello che dicevamo prima, lo studio della fotografia piuttosto che la luce, la pellicola, tutto quello che riguarda arte. Noi insegniamo ai ragazzi semplicemente a non spaventarsi del 3D, nel senso che il 3D è veramente semplice, cioè non è che se tu vuoi fare una roba animata, tutto il tempo che impieghi da l'ho pensata, l'ho realizzata, è tempo perso. A imparare il software, per cui più è ridotto quel tempo, più arrivi prima alla tua idea e più la tua idea è qualità. Per cui noi insegniamo ai ragazzi a non spaventarsi in quel mezzo. E poi il resto lo devono fare da soli, devono studiare, devono. Cioè il percorso è veramente lungo, Beh, solo poi che. c'è da dire che negli ultimi anni i software si sono semplificati tantissimo. Quando è nata la computer grafica era per ingegneri, era per scienziati termonucleari, per cui usare un software era veramente difficoltoso. Adesso i software sono sempre di più degli strumenti a favore degli artisti e dei tecnici, per cui il nostro modo di lavorare è sicuramente pratico, ma è anche in funzione di quello che vuoi raccontare, quello che vuoi fare. Per cui se sei un artista ti dobbiamo mettere nelle migliori condizioni per cui lo strumento non debba essere per te un problema. Da sempre il nostro motto è che il software è come una matita, nel momento in cui hai imparato ad utilizzarla è quello che è in testa che fa la differenza. Per cui oggi rispetto a 10 anni fa è sicuramente vero che lo strumento non ti deve e non può limitarti. Dare maggior visibilità possibile ai prodotti è una cosa fantastica, proprio perché il pubblico ha la necessità di confronto e di vedere quello che c'è in giro, non soltanto dal punto di vista qualitativo, ma anche dal punto di vista dell'idea, per cui molto spesso si può prendere spunto da un corto, da un racconto, da una narrazione non fatta da un grande regista, ma fatta da un grande visionario, per cui sicuramente un festival come questo è importantissimo per chi sta dall'altra parte, nonostante gli sforzi di chi lo sta organizzando, chi sta dal di fuori ha la possibilità di fruire di un sacco di materiale che alternativamente non sarebbe visibile. Ok.